Buongiorno, oggi iniziamo la giornata dal mio posto più frequentato in questa vacanza. Benzinaio, quindi facciamo benzina. Ma qui costa di meno. Siamo a 2,5 ragazzi. Perfetto, quindi più viaggio più si risparmia allora. Ok, oggi andiamo direzione, non ve lo dico lo stesso. Mi dispiace, seguitemi. Mica vi posso di tutto, no? Quindi andiamo dopo la benzina, Gallup, sempre New Mexico, e mi sono fermata per il mio pranzo preferito, panda ragazzi, chicken teriyaki con i nudolini. Adesso vediamo se questo biscottino della fortuna mi porta fortuna. Vediamo cosa c'è scritto. Allora. La la la. Non so cosa vuol dire. Vuol dire mostra la tua ingenuità liberamente. È un po' come sono io. Benzina di nuovo. Ragazzi, lo so, un altro benzinaio, ma niente benzina. Vado solo dentro a prendermi un caffè, perché nell'altro, ragazzi, era brutto dentro. Allora ho detto, sarà pure brutto il caffè. Allora ho detto, no, fatto benzina, andiamo via. Questa è un benzinaio che mi piace di più. E quindi sono venuta qui a prendermi un caffè per il viaggio, perché ancora ho tante ore di viaggio, quindi seguitemi! Giocate i miei stessi numeri, sennò tocca dividere. Eccomi ragazzi di nuovo in Arizona, mi sto avvicinando a Los Angeles. Comunque per adesso sto qua, entriamo in questo stato e dormiamo qui questa notte e poi vedremo. Quindi seguitemi ancora per vedere l'Arizona. Eccomi qua, questa è un'altra tappa, sempre sulla Route 66, e non ci si può non fermare qui, la Jack the Rabbit, questo è il coniglietto qui, e sempre bello tornare qui, sono passati 8 anni, mi ricordo tanto quando ero qui con la Mustang, e eccoci qua, il coniglietto della Route 66. Quello che avete appena sentito, più o meno, ho sentito male anch'io, ma era un allarme che è arrivata dalla radio, ha interrotto le comunicazioni, che dice che sta arrivando una tempesta, uno storm. Ho un po' paura, perché il cielo si è fatto un po' scuro effettivamente, però noi continuiamo ad andare avanti lo stesso, piano piano, stiamo attenti e se c'è una acquazzone lo riprendo, vediamo un po'. Eccomi arrivata, sono Arizona Williams, piccolo paesino vicino al Grand Canyon, infatti sono sempre venuta qui
le 7 volte che sono andata a Grand Canyon, sono sempre venuta qui a dormire perché è un paesino vicino per andare a Grand Canyon, quindi è comodo dormire qui e dalla mattina svegliarsi e andare a visitarlo. E anche la città, paesino preferito da mia madre, gli è piaciuto tantissimo perché è tutto tipico. E quindi ecco, poi vi faccio vedere un pezzettino di questa piccola città. Fortunatamente ci sono tante steakhouse, adesso vado in giro per cercarne una che mi piace, però qui ho cenato l'anno scorso con mia mamma ed era buonissimo. Quasi quasi ci ritorno anche questa volta. Questo qui dell'anno scorso, che è carino, c'è anche la musica dal vivo tra poco, e mi prenderò una bella bistecchina con la patata con una bella birretta. Questa, ci aggiungo anche i gamberi. Bistecca ordinata, adesso aspettiamo che arriva per fare pappa buona stavolta. Let's do a song. On the south side of Chicago, it's the baddest part. If you go down there, then just beware of the man named Leroy Brown. E stasera gli tocca, eh? Stasera non fugge, eh? Ecco qua. Buono. Are you from out of town? Yep. Are you from out of town? You live here in this town? You're out of town, yes. Hey. Ow! Ennesima benzina prima della destinazione. Stavolta tradisco Starbucks, prendo quest'altro sciottino. Eccoci qua, finita la giornata, sono arrivata a Kingman, sempre Arizona. È stata un po' lunga la giornata, però ho fatto varie tappe, mi sono fermata e anche Williams, come avete visto, che è molto carina, vale la pena fermarsi. Quindi tutto bene, meno che un piccolo storm che mi sono preso, pioggia, fulmini, una mezz'oretta di strada per arrivare qua, è stato veramente brutto, con i camion pure in autostrada, però è bellissimo il panorama con questi fulmini che si vedono proprio fino in lontananza. Perché non c'è niente, è deserta, quindi bella, ma adesso si va a dormire, domani è un altro giorno, domani vedrete dove andrò, ma per adesso iscrivetevi al canale, mettete la campanellina quando uscirà il prossimo video così sapete quando vedermi, un pollicino in su per mettermi mi piace, commentate qui sotto, scrivetemi quello che volete. E alla prossima ragazzi, e spero che questi video vi piacciono e godeteli adesso finché li faccio giorno per giorno, perché dopo mi dispiace ma vi devo un po' mettere a stecchetto, eh.
Allora, a presto, ciao ciao, alla prossima, ciao ciao. Coniglio, oh oh! Urban cowboy song. Yeah.